L'immagine parlante è un progetto di laboratori esperienziali per le arti visive dedicato a chi vuole sviluppare un percorso creativo personale, quindi aspiranti artisti, studenti, diplomati dell'Accademia di Belle Arti, ma anche semplici appassionati che vogliono approfondire la conoscenza delle arti visive sporcandosi le mani, facendo esperienza pratica. Possiamo approfondire la conoscenza dell'arte leggendo articoli e saggi critici, però spesso restiamo con molti interrogativi aperti, perché non riusciamo a penetrare nel processo di creazione dell'opera, come nasce un'idea e che cosa porta a esprimerla in un modo piuttosto che in un altro. L'immagine parlante serve proprio a questo e per farlo sempre meglio, da quest'anno ci sono due percorsi, uno sul segno e sul disegno e un altro sul colore e la luce. Che cos'è il disegno? Il disegno è movimento, è energia. Apprezziamo la qualità di un disegno, di una linea quando vibra di intensità. Può essere forte, dinamica o anche sottile e delicata, ma ci colpisce quando è viva, quando è animata. Il primo passo è entrare in contatto col corpo per infondere energia nel nostro segno, aprire un canale diretto tra la nostra interiorità e i movimenti che facciamo per tracciare segni. Per questo praticheremo molte tecniche di disegno speciale basate sul potenziamento selettivo degli stimoli sensoriali, disegno automatico, disegno zen, disegno bendati e insieme faremo anche giochi compositivi per stimolare l'invenzione e imparare a padroneggiare, a sfruttare il prodotto delle nostre emozioni. Il colore è qualcosa di molto personale. Per ciascuno di noi esiste una tavolozza che si sviluppa e cambia nel tempo con le esperienze che facciamo, perché lo associamo naturalmente alle emozioni che proviamo, oltre che alla nostra cultura visiva. Però bisogna sapere che un colore non è mai uguale a se stesso, intanto perché il colore è fatto di luce e quindi l'intensità, la tonalità cambiano a seconda della luce che ce lo fa percepire e cambiano anche a seconda degli altri colori che sono vicini. Quindi bisogna imparare delle regole sulla percezione del colore, ma bisogna anche capire che cosa scatena dentro di noi e soltanto in questo modo possiamo usarlo per comunicare qualcosa agli altri. Useremo Goethe, useremo Itten, useremo i chakra, stimoli musicali, letterari e tutto quello che può servirci a sviluppare la nostra personale tavolozza cromatica. Quindi, se volete potenziare le vostre capacità espressive, dare sfogo alla vostra curiosità o perché no fare un regalo diverso dal solito, scrivete a artivisive@lalineascritta.it. Immagine parlante, segno e disegno e l'immagine parlante, luce e colore. Vi aspetto.